I Queen stanno facendo un nuovo disco con Freddie Mercury, con la voce di Freddie Mercury, o forse non sono proprio i Queen, è l'intelligenza artificiale che imita i Queen, però ecco, prima di dire che è una boiata colossale, ascoltate questi brani e considerate che io sono fan dei Queen della prima ora, oppure la foto mentre suono il campanello a casa di Freddie Mercury a Londra, quindi ecco, potete capire da che parte arriva la predica, però ascoltate questo brano e poi ne parliamo. Whispers in the night, echoes of deceit. Every word you said, a game I can't defeat. Si tratta di uno dei brani dell'account YouTube Queen AI. L'ho scoperto anch'io nei giorni scorsi, sta pubblicando non da tante settimane. E niente, praticamente ha addestrato un sistema di intelligenza artificiale specializzato in produzione di musica a imitare molto lo stile dei Queen e a imitare benissimo la voce di Freddie Mercury, perché indubbiamente rispetto agli esperimenti che erano girati un po' di mesi fa, questa è impeccabile. Insomma, sfido appunto tutti i vari fan dei Queen, gli esperti, anche fonici, gente che ha l'orecchio un po' professionista, un po' addestrato da professionista, a sostenere che questa voce non sia davvero molto molto simile anche nelle sfumature, nelle inflessioni, nello stile di canto a quella del grande Freddie Mercury. Altra cosa, vi faccio notare anche il sound della chitarra di Brian May. Ascoltate questo pezzo. Ma al di là dell'aspetto dell'imitazione del sound, che forse è una cosa a cui ormai eravamo già un po' abituati, che si poteva già fare prima, adesso viene fatta solamente in modo più veloce, più semplice, più efficace, è proprio l'aspetto creativo, nel senso che il tizio che gestisce questo account non spiega di preciso, dice che tutte le musiche, vi faccio vedere in sovraimpressione, e i testi quindi anche, sono creati con l'intelligenza artificiale. È chiaro che bisogna vedere lui che tipo di prompt ha impartito, cioè quanto c'è di aspetto, cioè di controllo umano da parte di questa persona che non si sa chi sia, e quanto invece ha fatto l'intelligenza artificiale. Perché? Perché sono belle. Cioè, ve lo dice appunto uno che segue Queen da tempo. Addirittura questi brani che ho ascoltato, questi due o tre che ho ascoltato, sembrano interessanti, creativi, originali, a volte più originali di alcuni brani dei Queen che sono stati rispolverati da qualche cassetto per cercare di allungare il brodo negli ultimi anni. E quindi è davvero una cosa rivoluzionaria, è inutile che ci mettiamo con l'atteggiamento appunto di rifiuto verso queste cose perché è un fenomeno davvero molto interessante e innovativo. Stiamo riascoltando, ecco un'altra cosa che volevo far notare, i cori, ecco appunto lo stile dei Queen è noto per questi cori molto insomma trionfali, no? E anche lì è riuscito a riprodurre l'effetto delle voci dei tre Queen che cantano perché John Deacon non canta. E viene benissimo. E tra l'altro, ripeto, le canzoni, i brani sono piacevoli, sono interessanti, non sono noiose, le ascoltate davvero volentieri. Quindi adesso di più non vi posso dire in questo video, vi rimando all'account di Queen AI e voglio sentire un po' il vostro parere. Mi raccomando, però, prima di commentare, non commentate di petto, cercate di riflettere un attimo e di farlo in modo a freddo, diciamo a sangue freddo.